Serie A del torneo Tonno Azzaro, finalmente siamo arrivati al penultimo atto, semifinali. La sfida vede opposti i Pumas contro i campioni in carica del Baia Turchese. Il risultato al momento, quando siamo giunti al quinto della ripresa, è di 2-1 in favore dei Pumas, che qui attaccano con Andrea Moffa, il cui tiro viene deviato in angolo da Walter Morello. Le reti sono state siglate dal qui inquadrato, anche se abbastanza a distanza, da Luca Dabbiero. 2-1 ad inizio ripresa. Qui c'è stato un tiro di Fabio Madonna che è andato fuori, però essendo la rete bucata, è entrato in porta, e i ragazzi pensavano che ci fosse stata la rete del 3-1 da parte dei Pumas. Andrea Moffa per Luca Dabbiero, il tiro, palla sul fondo. Comunque nel primo tempo c'era stato il vantaggio da parte di Pumas, con una rete siglata da Andrea Moffa, poi pareggiata da Antonio Manna, e poi il 2-1, come già detto, siglato da Luca Dabbiero ad inizio di ripresa. Rilancio lungo di Terenzio Alterio per Luca Dabbiero, parata di Piemonte, poi c'è il rilancio di Cecere in direzione di Trinchillo, che viene fermato in maniera fallosa da parte di Peppe Penino, quindi l'ottimo Ugo Potenza fischia giustamente un calcio di punizione dalla tre quarti. Sul punto di battuta c'è Walter Morello, che però lascia l'incarico della punizione a Paolo De Pasquale. Il tiro deviato dalla, non dalla barriera, di Andrea Moffa. Rimessa laterale, seguiamo quest'ultima azione. La partita è piacevole nonostante la pioggia rende il terreno scivoloso, e crediamo che rimarrà incerta fino alla fine. Fabio Madonna, contropiede contrastato da Cecere. Piemonte blocca e si appresta al rinvio con le mani per Walter Morillo. Manna supera Dabbiero. Seguiamo questa azione e poi chiudiamo il collegamento. Triangolo cercato con Paolo De Pasquale, che è ancora in possesso della palla. Manna cerca il cross parato al tiro. Moffa il tiro, angolo, e chiudiamo qui il collegamento.